Che magnifico pomeriggio, ragazzi! L'ideale per raccontarvi una bellissima storiella di Dharma. Questa è intitolata I due taglialegna e racconta appunto di un giovane taglialegna che è affiancato ad un taglialegna invece piuttosto anziano, un veterano. E questi due insieme decidono di voler accatastare più legna possibile per l'inverno, per cui si mettono il più possibile a tagliare alberi. Il primo, quello giovane, molto, molto forzuto, decide di non darsi tregua e quindi sostanzialmente per circa 7 ore, senza nemmeno un minuto di pausa, usa la sua scure per tagliare tutti i rami e gli alberi possibili. Il secondo, che invece appunto è un po' più anzianotto, è già nell'autunno della sua vita, usa una tecnica ben diversa. Per 50 minuti taglia i rami, per i rimanenti 10 minuti si prende una pausa. Al termine della giornata i due si incontrano, si confrontano e il più giovane, che ha tagliato una grande quantità di rami e di alberi, si rende conto che invece il più anziano ha tagliato circa il doppio dei rami e degli alberi. A quel punto si domanda: com'è possibile? Io ho la metà dei tuoi anni e ti ho osservato, prendevi 10 minuti di pausa ogni 50 minuti di lavoro. L'anziano guarda il giovane e gli risponde: non tutto quello che guardiamo, che osserviamo, corrisponde alla realtà. Tu hai creduto che io mi fermassi, perdessi tempo. In realtà quei 10 minuti di sosta non sono stati altro che 10 minuti per recuperare il fiato e per affilare bene la lama con cui tagliavo gli alberi. Quindi questa bellissima storiella ci dice sostanzialmente due cose. Quelle che molto spesso pensiamo siano delle pause inutili, altro non sono molto spesso che invece degli ottimi mezzi per recuperare il tempo, il fiato e soprattutto per essere più resilienti, per affilare bene l'arma della nostra resilienza. Buon pomeriggio, amici.